se posso, come dire, risolvere con una battuta che io ho già fatto al Presidente e al Direttore Generale quando individuavamo e le fasi temporali e i costi degli abbonamenti per ogni singolo settore, io ricordo di aver sbottato, e quindi in questo modo si soddisfa l'esigenza, come dire, dello slogan giornalistico, è asciuto pazzo padrone. Vediamo perché. Allora, in premessa, questa campagna abbonamenti si snoda attraverso un percorso temporale ben definito, scandito in tre fasi diverse. C'è una prima fase che parte il 9 giugno e si conclude a fine mese, a fine giugno, che prevede, li leggete, sono stati efficacemente compendiati dal nostro addetto stampa. Cercate di trovare anche posizioni migliori. Illustrerà tutti i prezzi e le fasi temporali. Allora, prima fase 9-30 giugno, naturalmente partendo dal basso, che è quello che ci interessa maggiormente, c'è un prezzo intero di 120 euro e il prezzo ridotto di 100 euro per l'acquisto dell'abbonamento per la curva sud. Poi apro una piccola parentesi per le riduzioni, perché anche su queste si è intervenuti. Segnatamente lo troverete, mi pare che sia l'ultima pagina di questi altrettanto efficaci volantini che ha predisposto il nostro addetto stampa. Naturalmente la fascia di riduzione si è ampliata anche notevolmente, perché sono stati resi tra l'altro esenti dall'acquisto di tessera anche i bambini nati dal 1 gennaio 2004, quindi non più 8 ma 10 anni. Giuseppe annuisce, quindi so di non aver detto un'eresia. Rimanendo sulla curva sud, la seconda fase, che comincia il 1 luglio e finisce il 31 luglio, quindi ha durata anch'essa mensile, l'acquisto per l'abbonamento di curva sud intero è di 140 euro, 120 il ridotto. La terza ed ultima fase, che parte dal 1 agosto, prevede per l'acquisto di abbonamento di curva sud il costo di 180 euro per l'intero e 150 il ridotto. La tribuna Terminio, prima fase 185 euro intero, 160 euro il prezzo ridotto. Seconda fase, primo 31 luglio, 210 l'intero, 180 il ridotto. La terza fase, 270 l'acquisto dell'abbonamento a prezzo intero e 240 per quello ridotto. La tribuna Montevergine, partendo da quella laterale, prima fase 240 il prezzo dell'abbonamento intero, 210 il ridotto. Seconda fase, primo 31 luglio, 280 l'intero, 240 il ridotto. Terza fase, 360 e 310 il ridotto. La tribuna Montevergine centrale, il settore C per intenderci, prevede per la prima fase un costo di 300 euro per l'abbonamento intero, 250 per quello ridotto. Seconda fase, primo 31 luglio, 350 euro l'acquisto per l'abbonamento intero, 300 euro per quello ridotto. Terza fase, dal 1 agosto in poi, 450 euro quello intero, 400 quello ridotto. Per la tribuna d'onore, naturalmente, il costo è il medesimo per tutte e tre le fasce, e cioè 1000 euro. Dimmi, Benny. Sì.
Ecco qua. Naturalmente, a discrezione della società, sarà durante il campionato, si terrà la cosiddetta giornata bianco-verde, nella che quest'anno, come ricorderete certamente, non si è tenuta, durante la quale anche gli abbonati dovranno pagare il biglietto d'ingresso. Ancora, sapete che condizione essenziale, condizione necessaria per il rilascio dell'abbonamento è il possesso della cosiddetta tessera del tifoso, della supporter card. Chi non ne fosse in possesso e avesse intenzione di sottoscriverla, lo può fare presso la nostra biglietteria consultando il sito www.asavellino.com. Penso sia com qua, Benny, vero? asavellino.com, all'interno della quale, nella sezione biglietteria tessera del tifoso, troverà tutte quante le modalità attraverso le quali è possibile sottoscrivere questa tessera, certamente. Parte il giorno 9, quindi è lunedì. Per quanto riguarda le riduzioni, allora gli abbonamenti ridotti sono riservati a tutte le donne, sono riservati alle persone nate prima del 31/12 del 1949, i ragazzi nati dal 1 gennaio 99 al 31 dicembre 2003, i militari e le forze dell'ordine in servizio che significa non in congedo, i bimbi nati dopo il 1 gennaio, dal 1 gennaio 2004 in poi, entrano gratis allo stadio. Per quanto riguarda gli abbonamenti sottoscritti l'anno scorso nel settore della Tribuna Montevergine, sia quella centrale sia quella laterale, abbiamo riconosciuto un diritto di prelazione ai sottoscrittori, che potranno esercitare sin da subito. Anche naturalmente analogo diritto è stato riservato ai sottoscrittori dell'abbonamento della Tribuna d'Onore. Penso di essere stato efficace, esaustivo e soprattutto telegrafico. Certamente, il diritto di prelazione riguarda naturalmente, visto che è un mondo particolarmente scaramantico, può essere, prego, naturalmente può essere esercitato anche conservando il posto che ha scelto per l'anno che si è appena concluso.